fate le marionette. E il pupo è prettamente la marionetta del centro-sud Italia. La parola pupo è una parola che viene da latino, da pupus, che vuol dire bambino. L'opera dei pupi si dice che nasca intorno alla prima metà del 1700, dicono a Napoli, però ha avuto la sua massima evoluzione in Sicilia, per l'appunto vengono chiamati pupi siciliani. Gli antichi pupari siciliani ebbero una brillante idea. Loro presero il pupo in paggio e lo armarono. Inserirono il repertorio dell'epica cavalleresca, dove ebbe molto furore. Il popolo in quel contesto teatrale riusciva ad imparare l'italiano, riusciva a conoscere la storia. Tutto ciò intaccò molto la società di quell'epoca, portando in scena questa tipologia di teatro, queste storie di epica cavalleresca che sono state molto romanzate, diventando un mito. Ebbe tanto furore questo teatro in Sicilia. Pensate un po' che portava in scena l'anno 360 puntate. In pratica erano i telefilm di allora. Come dicevo poco fa, il pupo nacque in paggio. Il paggio è questo qua. Questo è un tipico pupo in paggio. Questo è un personaggio dei pupi italici, è un anziano pastore. I pupi in paggio sono quelle marionette non armate, prive di armatura, spada. Il pupo armato, come dice la parola stessa, è un pupo dove ha un'armatura, un elmetto, ha delle visiere a volte dove si cala per non prendere i colpi in faccia, ha uno scudo e come tutti i guerrieri hanno delle spade. Possono essere guerrieri, come in questo caso è un guerriero italico, possono essere guerrieri romani, possono essere i famosi paladini di Francia. Poi abbiamo anche dei personaggi come animali. Abbiamo cavalli, asinelli, creature mitologiche come dei mostri, serpentoni, dei demoni. Il pupo lo costruisce con le sue mani e qui entra in gioco la maestria dell'artigiano. Abbiamo un'ossatura fatta tutto in legno che viene intagliata, incavata. E da un semplice blocco di legno facciamo la testa. E poi entra in gioco la maestria dello sbalzo e della cesellatura dei metalli, come in questo caso rame ottone, può essere alpacca. Questo è un paladino di Francia. Viene cesellata la visiera, vengono applicati queste formelle che vengono brasate a stagno. Poi viene pulito, lucidato e viene pupo armato. Come vi dicevo poco fa, ha un cuore di legno, la testa tutta intagliata da quel blocco di legno. Esce poi un bel viso, lui è un pupo italico e Publio Vettio Scatone. In questo caso abbiamo una barba vera, dopo viene applicata la maestria della pittura, il viso viene dipinto, le mani vengono dipinte, le gambe, che sono anche di legno, vengono dipinte. Il puparo è un lavoro molto complesso, come abbiamo spiegato poco fa,
balzo, del dettaglio, ci vuole molta fantasia, devi sapere organizzare il lavoro, organizzare lo spettacolo, scrivere i testi, mettere la storia. Quando mi domandano come fai a fare tutto ciò, io rispondo semplicemente, per me ci sono tre regole, almeno quello che penso io. La prima regola, come ogni cosa comunque nella vita, ci vuole molto amore e passione. La passione perché ti fa fare quel lavoro senza che ti possa pesare. E l'amore perché dedichi tanto tempo e sentimento. La seconda è l'ambizione. L'ambizione è fondamentale per me, perché ti fa cominciare quel lavoro e te lo fa portare a termine con tanta tenacia, ma mi azzardo a dire anche con tanta superbia. Vinci quel lavoro dove ci vogliono, come abbiamo detto, tante ore, tanti giorni, addirittura anche settimane e mesi per fare un lavoro. Io per fare un'opera ci sono stato un anno a pensarla, a costruire i personaggi, ma a dedicarmi giorno dopo giorno, ore dopo ore in laboratorio. La terza cosa, sogno. Tutti da piccoli abbiamo sognato, i bambini continuano a sognare oggi. E il sogno è anche importante, perché attraverso il sogno riesci ad evadere quella realtà e attuarla in questo campo. Tu attui quella cosa attraverso i pupi, porti quella storia che hai immaginato, che hai fatto la ricerca storica. E noi pupari continuiamo sempre a sognare. Tutti pensano che il teatro dei pupi, delle marionette, è un tipo di teatro adatto solo per bambini, anche, sì. Molti pensano che è un teatro adatto per l'infanzia, dei bambini 3-5 anni, è nato per il popolo, per gli adulti, la gente adulta. E poi con gli anni è stato adattato anche per un pubblico piccino, piccolo, ma noi portiamo scene sia per piccoli, adattando testi per i bambini, e anche storie per adulti, qualsiasi età. Il teatro dei pupi è adatto per tutti, dai piccoli, perché vedono questa figura, questo antoccio, il pupazzo, muoversi con tanto movimento colorito, sfodera queste armi, queste spade, c'è il combattimento, che poi il combattimento è una battaglia, perché noi diamo un ritmo a questa battaglia. E il bambino rimane lì, bloccato, affascinato di queste lotte, esce il mostro, esce il cavallo, si muove la coda, che poi ci sono anche degli effetti con i pupi. E l'adulto invece riesce a seguire, a conoscere quella storia romanzata attraverso il pupo. Come tutti gli zei! Allora esisti! Ti rispedirò in fondo alle acque gelide del Fucino! Vieni qua! Ehi! Andi! Sono i pupi italici, una compagnia che ho fondato con la mia compagna nel 2015. Veniamo da un'esperienza di Bari, io sono di Palermo, Palermo è una delle città assieme a Catania dove ci sono molte compagnie di pupari.
Noi attualmente abitiamo in Abruzzo, la compagnia è stata fondata in Abruzzo. Perché pupi italici, questa parola italici? L'abbiamo battezzata così perché ho voluto inserire un repertorio di epica cavalleresca diversa da quella che viene usata in Sicilia, come tutti conosciamo, i famosi paladini e leggendari paladini di Francia, le storie di Carlo Magno, Orlando, Ordinando. Ho voluto portare l'epica cavalleresca dell'Appennino. In pratica stiamo portando in scena le storie della guerra sociale, è avvenuta nel 91 sino all'88 avanti Cristo. Questi popoli si ribellarono contro Roma perché Roma non riconosceva loro la famosa cittadinanza. Essere cittadini in quell'epoca, ma anche oggi, era tutto. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso queste storie. È stata fatta una ricerca storica, archeologica, con dei storici, dei professori, e l'ho analizzata. L'ho dovuta romanzare per adattarla al teatro di figura. Abbiamo scritto la storia è stata, siccome ci sono tanti bei passaggi storici, all'inizio l'intento mio era di fare un sunto e spiegare tutti questi 3 anni di storia in un episodio. Invece poi mi sono detto, ci sono tanti bei passaggi storici. Allora, la divido in 10 episodi, tra cui ancora in molti episodi ci sto lavorando. Così posso raccontare questa storia in varie tappe. Abbiamo inserito delle figure che sono realmente esistite, dei comandanti. Abbiamo inserito delle figure di donne, dei demoni, dei mostri che rappresentano un po' la mitologia di allora. Abbiamo inserito il famoso mostro leggendario del Fucino, tanta altra roba, chiamiamola così.